Buon lunedì, cari amici, a tutti e ben ritrovati in un mio nuovo video. Oggi siamo a 23 settembre, quasi quasi il mese di settembre ci sta quasi salutando. E vabbè, come passano i giorni velocemente. Allora, io oggi sono andata a fare un poco di spesa, a parte che ho fatto la revisione della mia macchina e poi sono andata a fare la spesa. Sono andata al Deco perché volevo andare al lavoro Spin che era vicino dove ho fatto la revisione, ma poi certe brioscine, certe cose là non ci sono, perciò ho preferito andare al Deco. Niente, ho preso le sottilette che mi erano finite, queste del marchio Deco, che erano in offerta ancora, queste sono costate, se li trovo. Sì, 1,49 queste qua. Poi ho preso il latte di mandorla a mio marito che ci sta finendo di questo marchio di sciroppi e chiosco che è costato. Allora, €2,39. Gli altri erano ancora più costosi. Poi ho voluto prendere questa volta, che io già conoscevo perché l'inverno scorso li mangiavo riscaldati nel forno, i croissant integrali del marchio Deco, che sono tipo come quelli del bar, riscaldati sono buonissimi e sono vuoti. Si possono, diciamo, arricchire con delle marmellate, delle composte, oppure la Nutella, la crema gianduia, se uno non lo vuole proprio vuoto. Sono buonissimi, però riscaldati al forno e se ne sei in un pacco. Questi sono costati 1,69. Poi ho preso i tovaglioli che mi sono finiti, sempre in marchio Deco, che erano in offerta. Allora, questi sono costati 1,25. Quanti tovaglioli sono? Forse 160. Poi ho preso le solite briscine che mangia mio marito ancora, queste qua da frigo, le Nesquik, e sono costate 2,39. Poi ho preso, che mi è finito proprio questa mattina, la composta di fragole. Stavolta ho preso perché avevo quella di albicocche che è buonissima. Stavolta voglio provare di fragole che mio padre mi ha detto che è molto buona. 330 grammi, marchio biologico, ha solo lo zucchero di canna. E questa viene a costare, è costata 2,49. Sono 330 grammi, forse ve l'ho detto. Poi ho preso, che era in offerta, la pasta sfoglia rettangolare, marchio Buitoni, che è molto buono, il marchio Buitoni non è garanzia. Allora, quanto è costata? 1,19. E poi ho preso la piadina, questa qua ho voluto prendere, questa della Loriana, queste qua più grandi, sono tre piadine. Allora, le piadine sono costate 1,79. E poi ho preso i piatti per la pizza, questi qua di plastica, marchio DS che compro sempre lì. Allora, 1,89. Questa è stata tutta la mia spesa. Poi sono passata prima in un negozio cinese che ho preso. Allora, vi devo far vedere un'altra cosa. Allora, sono passata in un negozio cinese che dovevo comprarmi la cipria perché quella che ho di Essence si è rotta la confezione, è rimasta solo la cianta ed è anche quasi finita e ho paura che si rompa tutta. Purtroppo il marchio Essence è buono, però fa dei packaging che fanno schifo. Si è rotto anche il packaging del blush, però il blush non l'ho comprato. Niente, ho preso che in questo negozio cinese hanno il marchio Astra, che è un marchio buono italiano. Ho preso la cipria. La cipria è costata 4,90 euro. Vi faccio vedere per scegliere la colorazione, quella che ho visto. È una colorazione, diciamo, chiara, perché poi c'erano quelle più scure, ma ora andiamo incontro all'inverno. Questa qua. Perciò ho preferito prendere quella più chiara, anche perché in viso, diciamo, ora mi sono, diciamo, schiarita da tutta l'abbronzatura. E questa 4,90 euro. Poi sono passata in un altro cinese prima, quando ho finito da fare la revisione. Niente, ho preso un pacchetto di fogli salvacolore, 1 euro.
Poi avevano questo detersivo per il bagno, il Massimo Luftmacher Express, che è costata 1,80 euro, mi è costato. E ha una funzione anche di anticalcare. E poi ho preso in offerta, io cercavo una gonnellina, ma quelle che c'erano, una che mi sono provata, non mi stava molto bene, tipo in ecopelle, ma stanno brutte, strette. Ho preso, che c'era in offerta, una maglia polo. Che ora, diciamo, le magliette le ho, diciamo, quasi tutte consumate. E questa è venuta con lo sconto. No, non 7,99 euro, che era il prezzo originale, ma mi è costata 6 euro perché era scontata. E l'ho scelta nel blu da abbinare sui jeans. E la taglia, le ho preso. Sì, ho preso una taglia ML perché comunque le cose cinesi calzano piccole. E poi ho preso uno spazzolino che mi serve, non mi ricordo se mi è costato 90 centesimi. Niente, così erano tutti i miei acquisti tra spesa e tra cose cinesi e tra le spese della revisione. E niente, non mi devo far mostrare più niente. Allora, se me lo chiedete, il rossetto che indosso, ero andata pure alla Wicon, però non lo so, le luci della Wicon sono rosse e sparse nei colori delle cose. Mi devo comprare questo, che mi sta finendo, che a molti potranno non piacere, ma a me piace tanto perché è naturale. Ed è il long lasting, praticamente il rossetto liquido della numero 06. L'ho provato là lo 06, ma mi sembrava rosa, rosa, rosa. Perciò, anche se ero, diciamo, sicura che era il numero 6, non l'ho preso. Ho detto vado a casa, la prossima volta mi porto tutto il packaging del rossetto. Io non lo so, o hanno cambiato formulazione, perché quelle che mi sono provate era la 06, ma era ro rosastro. Ma non lo so, comunque ancora un po' ce l'ho, lo finisco, ma manca pochissimo, questo qua. Va bene, poi ho messo, diciamo che mi trovo benissimo non il fondotinta, quella della Garnier, la crema colorata, che non mi ricordo, non mi viene il nome, non mi sta venendo. La BB Cream, ecco, la medio chiara, medio scura, ed è ottima, veramente. Non è assai coprente, però perfeziona tutta la pelle, tutto l'incarnato, se ci sono discromie le toglie, secondo me le toglie. Certo, non dovete avere troppi, troppi danni alla pelle, troppi, diciamo, brufoli e cose. La uniforma, secondo me. Niente, adesso vi saluto, mi finisco le cose qui a casa e poi vado a pranzare. Vi auguro buon pranzo a tutti e alla prossima. Ciao ciao!